praticamente dall'audio fai copia, lo incolli su Boom, sul canale di sul Boom, porti incolli, scegli melodia, drum o armonia, io scelgo in genere sempre melodia, scegli melodia e lui ti riporta. La clip MIDI relativa a quel file audio. Esatto, eccola qua. Sul piano, vedi? E ti suona così. Ok. Poi ovviamente le note te le devi aggiustare, magari a volte te le porta intonate, a volte no. Io ovviamente le note non le ho lasciate così, le ho un po' stravolte. Vedi, questa è quella originale e questo è quello che ho fatto io. Tagliamo questa. Allora, c'è Marco che chiede come gestisci il timing delle note MIDI per il basso, se hai dei trick per dare lo swing, elevare la roboticità della griglia quando scrivi un pattern nuovo. Ripeti la domanda, scusa, non ti stavo seguendo. No, Allora, perché stavo guardando di nuovo di qua. come gestisci il timing delle note MIDI per il basso, se hai dei trick per elevare la roboticità? Cioè, vedi che hanno lunghezze diverse le note, diverse velocity. No, vabbè, io in genere ascolto quello che mi passa quello che mi trasporta lui, come poi se ci stanno bene, se vanno bene o se no poi le vado a modificare io ad orecchio. Quello più o meno lo fai ad orecchio, la modifica, qualcosa te la riporta bene. Io qualche nota era più indietro, l'ho portata avanti, qualcuna l'ho accorciata, qualcuna l'ho tolta perché magari stroppiava troppo, non ci stava bene. Ok. E poi quando gli vai a fare, io ovviamente sopra gli ho messo l'utility, un equalizzatore, il compressore per fare il side chain, poi spiego il side chain che faccio io, la conta, quella che è fondamentale per far sì che la caduta della kick cada precisa, e quando cade sul basso cala con precisione, perché se la release non fai la conta giusta, vai ad orecchio qualche millimetro lo vai sempre a sbagliare, no? Invece con il conteggio. Com'è il conteggio? Allora, praticamente devi fare questa roba qui. Devi fare un conto con calcolatrice, devi fare 60.000 che sono 60.000 che sono io, battiti per minuti, sì. 60.000 diviso 125 in questo caso, che sono i battiti, la velocità dei battiti per minuto, diviso 2 gli strumenti, basso e Ok. cassa. Quello che viene fuori è 240. Ok? Io gli do poi l'attacco, la radio, quello lo stabilisce anche in base a come ti suona il basso e il kick. Ad Ok. esempio, vedi? Mettendolo sul kick, poi con la trishaw vai a vedere quanto puoi farlo lavorare o meno. Minchia, cazzo, aspetta. Fuori, senti, senti come lo divide proprio, vedi? C'è proprio la divisione, guarda. Poi ovviamente io adesso questa è la fase di produzione, sul missaggio non ci perdo molto tempo, ok? Sì. Quello lo passiamo dopo, perché poi vado a mettere dei saturatori della fab filter, vado a mettere roba, però adesso questa è più un missaggio veloce, Sì, ok, per per iniziare a sentire. fare Esatto, sentirlo. perché la produzione è una cosa, è il mixaggio, la fase di mixaggio è un'altra. Poi c'è la fase di master. Sono tre fasi. Io le chiamo le tre fasi, no? Produzione, missaggio e mastering. Anche perché la produzione, se fai una cosa veloce, un missaggio veloce, giusto per sentire il suono, com'è, uguale sul kick. Sul kick ho fatto ben poco, cioè ho tolto per ora, ho fatto ben poco, giusto poco. Allora,
Allora, ho lasciato innanzitutto quello che aveva fatto Mate, il compressore, l'equalizzatore, quello che aveva fatto Mate. L'ho preso dal suo gruppo di kick che aveva. Ho preso il suo e l'ho ripassato di qua, sul mio. L'equalizzatore, il compressore. In più ho messo un turner per vedere se era se andava bene col basso. Gli ho tolto solo un po' di attacco, appena appena, per farlo un po', siccome piace un po' più tondo, non con troppa, allora ho tolto appena appena di attacco.